Niente Male Road Show è un road show appunto organizzato in collaborazione con Angelini per raccontare in molte città italiane la lotta contro il dolore e il diritto a non avere dolore. Accanto a me c'è Tiziana Carnicelli, che è responsabile delle relazioni con gli stakeholders Angelini Pharma. Perché avete avuto questa idea? Perché raccontare agli italiani che hanno diritto a non sentire dolore? Perché ci siamo accorti, dialogando con le istituzioni, dialogando con gli operatori sanitari, che ancora c'è tanto da fare in termini di cultura sul dolore, e abbiamo deciso di venire proprio nelle città di provincia per portare anche qui l'informazione, dove magari l'informazione fatica un po' di più ad arrivare. Gli obiettivi di questo Niente Male Roadshow, che ormai è diventato un movimento di opinione, sono due. Il primo è fare in modo che tutti i cittadini abbiano la consapevolezza che è un loro diritto avere accesso alla terapia del dolore. Il secondo è parlare di appropriatezza terapeutica, perché il dolore va curato, ma va curato con il farmaco giusto, per il giusto dosaggio, per il tempo corretto. Quindi è un'attività sociale, di responsabilità sociale, proprio per questo il Ministero della Salute ci ha concesso il patrocinio. Perché Angelini allora investe sul sociale? Perché investire sul sociale significa investire sul futuro del paese e sulla crescita del paese. Investire sul sociale vuol dire avere la responsabilità delle comunità nella quale si opera. La nostra fondazione lavora proprio su questo, lavora ormai a fianco delle istituzioni per dare valore a spazi di valenza sociale come ospedali, università, scuole, e porta avanti progetti dedicati al benessere multidimensionale degli individui, in particolar modo le categorie più fragili, i bambini e gli anziani. Proprio qualche giorno fa abbiamo avuto la conferma favorevole di aver ottenuto il patrocinio dall'Unità Garante, Autorità Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, per un progetto che la Fondazione sta dedicando alle comunità per minori, ai bambini con disturbi socio-affettivi nelle comunità per minori. E questo ci riempie d'orgoglio e ci dice che bisogna andare avanti così, lavorare di concerto, pubblico e privato, unire know-how e competenze per fare in modo che le cose accadano a favore dei pazienti. Oggi siamo ad Asti, avete già visitato altre città e altre ne visiterete, so che distribuite anche dei questionari per comprendere anche qual è la percezione e la conoscenza di questo ambito tra le persone. Quali sono i primissimi risultati? Allora, i primissimi risultati non sono bellissimi. Quando i cittadini arrivano qui, nel 30% dei casi non conoscono la legge, e in qualche caso ancora di più, arriviamo a un 40%, ci auguriamo che quando escono da qui sicuramente la conoscono meglio, ma la cosa più difficile da accettare è che il 60% delle persone che intervengono dichiarano di avere dolore cronico e di averlo da più di un anno, questo è inaccettabile. Quindi che questo, se questo roadshow serve a sensibilizzare il cittadino, a chiedere una soluzione per il suo dolore, noi abbiamo fatto il nostro lavoro. È diritto degli italiani non sentire male. Sì, l'articolo 1 della legge 38 approvata nel 2010 ci dice che questa legge tutela e salvaguarda il diritto dei cittadini alla terapia del dolore e alle cure palliative. Questo è un fortissimo enunciamento e purtroppo una delle situazioni più imbarazzanti che abbiamo è che soltanto il 40% dei cittadini sa che esiste questa legge. Addirittura il 25% della classe medica non conosce la legge. Come stavo dicendo, le leggi di progresso siamo fatica a fare entrare nella mentalità. Pensi che io vado alle Nazioni Unite la settimana prossima, ci sono stato anche l'anno scorso a Palazzo di Vetro, questa legge è stata presa dall'ONU come model law, cioè come legge modello per essere inserita in altre nazioni. Noi nel 2010 l'abbiamo promossa, è passata in Parlamento all'unanimità, che è l'unica legge che è passata in Parlamento nel tipo della nostra Repubblica all'unanimità, e l'India l'ha copiata pari pari. Le cure palliative sono una cosa, la terapia del dolore è un'altra, sono binari, cioè rotaie dello stesso binario. Il 96% dei cittadini in cure palliative, che è il pallium,
il mantello che si mette per il fine vita, ha come sintomo il dolore. La terapia del dolore invece è la terapia del dolore da moderato a severo che colpisce 15 milioni di italiani. Si parla di dolore, si parla meglio di lotta contro il dolore. E allora qual è la situazione ad Asti o più in generale nel Piemonte? La legge 38 del 2010 ha sancito in modo chiaro che ogni paziente ha diritto ad avere il suo dolore controllato. Il dolore è spesso stato un sintomo che è stato sottovalutato all'interno degli ospedali e anche sul territorio. Questa legge che si ripromette quindi di focalizzare, di centralizzare il dolore e la cura del dolore come un aspetto prioritario della cura dei pazienti. Il nostro servizio di anestesia e rianimazione si occupa del dolore in tante modalità. Si occupa del dolore acuto, post-operatorio, negli interventi chirurgici, quindi controllare e trattare il dolore post-operatorio nei reparti chirurgici. Si occupa del dolore acuto nel parto, quindi abbiamo istituito un servizio che garantisce la parto analgesia a tutte le donne che ne fanno richiesta. E quindi questo è un aspetto abbastanza particolare perché non è operativo in molti ospedali, ci sono pochi ospedali in Piemonte in cui questo servizio funziona a pieno. E poi c'è l'ambulatorio di terapia del dolore che si occupa prevalentemente del dolore cronico e proprio per quanto riguarda l'ambulatorio la Regione Piemonte nel 2011 ci ha recepito la legge 38 e ha cercato di istituire una rete regionale di servizi di terapia del dolore in modo da garantire sempre più capillarmente il trattamento del dolore in modo corretto sul territorio regionale. Il dolore nelle malattie oncologiche è sicuramente uno di ciò che è la cosa che forse fa più paura, forse in alcuni momenti addirittura più della morte. Che cosa si può fare? Beh, innanzitutto bisogna tenere presente che dobbiamo andare oltre curare il dolore, dobbiamo prenderci cura della persona che ha dolore, perché il dolore è una malattia, non è solo un sintomo e dunque chi ha dolore perde di fatto una parte della sua vita anche in un momento in cui la vita è in difficoltà. Di conseguenza la cosa che dobbiamo fare è pensare che il dolore ha tutte queste ricadute sulla vita del paziente e che se noi riusciamo a controllarlo il paziente in sostanza avrà più voglia di vivere. Diciamo che le cose sono collegate, ecco, la voglia di vivere e l'assenza di dolore. Assolutamente, e l'assenza di dolore o comunque ridurre il dolore al minimo possibile è un obiettivo primario che dobbiamo avere, indipendentemente da come va la malattia, da quella che è la prospettiva di vita del paziente, perché in questo modo riusciamo effettivamente a migliorare la qualità di vita del paziente e anche di chi gli sta intorno, della sua famiglia e di tutti quelli che lo aiutano in questo momento difficile. Si parla di mal di schiena, si parla di mal di testa, si parla di dolori articolari, si parla di tutte queste patologie che purtroppo oggi affliggono milioni di persone. E quindi credo che questa iniziativa sia un'iniziativa che sta portando una speranza, perché molto spesso questo modo di vivere nel dolore e rovina nel vero senso la vita, non soltanto dal punto di vista della salute, ma la vita affettiva, la vita di relazione, la vita di lavoro. Quindi io credo che questa campagna abbia uno scopo sociale importantissimo ed è per questo che l'ho sposata veramente con grande, grande, grande impegno, con grande serietà e sto cercando anche attraverso il mio profilo su Facebook, attraverso i social, di farla conoscere il più possibile alla cittadinanza italiana. Che noi il dolore pensiamo che sia l'ultima cosa che dobbiamo pensare, la rimuoviamo, pensiamo che non accada mai a noi stessi e quando capita agli altri
non siamo così. E poi ci sono tanti anche motivi culturali.